Gian Maria Gabbiani, una bella lezione oggi a tanti studenti, ma qual è il concetto più importante che avete trasmesso? Sicuramente abbiamo trasmesso la nostra passione per i motori, che è la cosa che ci accomuna tutti, almeno ho visto oggi i ragazzi molto attenti, anche con Nicolò cerchiamo di dare insomma, spiegazioni su quelle che sono le nostre attività in pista e soprattutto che tutto quello che noi cerchiamo di fare al limite lo facciamo in pista, quindi sicuramente il segnale più forte è venite in pista a provare quella che è la velocità vera e per strada utilizzatela, ma per trasferirvi in pista o comunque in un circuito. Questo penso sia la cosa più importante. I ragazzi sono stati molto attenti, molte domande e non me lo aspettavo, devo essere sincero. I ragazzi erano molto giovani però molto preparati, quindi vuol dire che il tema trattato oggi era un tema comunque forte e che comunque è di loro interesse. Questa è la cosa sicuramente prioritaria. Consigli per chi vuole iniziare a guidare su pista, magari iniziando appunto dal kart? Beh, sicuramente il go-kart è il primo amore di tutti i piloti, l'ho detto anche prima, io ho iniziato prestissimo, avevo 3 anni e mezzo quando mi hanno messo sul go-kart. Si può iniziare comunque anche in età avanzata, età adulta, penso che il noleggio sia la cosa più importante, quindi si approccia in una pista di kart, si noleggia un go-kart e poi pian pianino si va su con le potenze e con le cilindrate, quindi credo che questo sia l'iter principale. Poi dopo ovviamente quando ci cerca e si vuole qualcosa di più si può magari andare in pista con una vettura, quindi con qualche magari anno alle spalle con il kart e poi approcciare le macchine da corsa. Ecco, nella tua esperienza ti è capitato personalmente, è capitato a chi correva con te un episodio in cui non si andava con sicurezza sulla pista e cosa è accaduto? Beh, capitava quando ero bambino, le piste di kart cittadine, molte volte ci sono delle situazioni un po' borderline, un po' rischiose, però la fortuna è che comunque veniamo ascoltati, quindi c'era diciamo un comitato momentaneo di piloti che andava, ispezionava la pista e faceva modificare il tracciato. Ci sono circuiti inglesi, di solito sono i più difficili e più insidiosi, soprattutto i più pericolosi, tipo Brands Hatch, dove ci sono curvoni di quinta, sesta addirittura con il guardrail subito a pochi metri, quindi circuiti antichi. Molti campionati evitano questi circuiti, altri li vanno a cercare proprio per questa particolarità. C'è da dire che in Inghilterra c'è una volontà, cioè the motorsport is dangerous, comunque l'attività racing è pericolosa, quindi tu sei consapevole di quello che stai facendo. Bisognerebbe secondo me mediare sia tra i circuiti ultra sicuri e i circuiti ultra pericolosi.